Sono nata in una città di provincia industriale nel Piemonte, Biella, e poi mi sono trasferita in un'altra città industriale che è Piombino, sin dall'infanzia e poi ho passato lì l'adolescenza e ho avuto modo di conoscere molto bene tutti i giovani operai che lavorano in questo colosso dell'acciaio. Dopodiché la mia strada è stata comunque lo studio letterario, quindi mi sono trasferita in un'altra città più grande come Bologna, però non ho mai dimenticato la provincia e queste terre, diciamo, con molti problemi in Italia, problemi soprattutto sociali, quindi non appena ho trovato il coraggio di cominciare un romanzo, quello che ho voluto raccontare è stato proprio questo, le zone socialmente più dolorose per il lavoro che è in crisi. In crisi molto profonda in Italia e ho realizzato il mio sogno con acciaio. Beh, diciamo, la storia dell'amicizia tra queste due ragazzine adolescenti è sicuramente una storia di tenerezza, una storia di un sentimento ambiguo che però è geograficamente e socialmente collocato in un quartiere marginale, questa via Stalingrado, che è un quartiere che esiste in tutta Italia, dove la potenza, spesso ostile della fabbrica pesa su tutte queste vite. E quello che mi premeva di più era non solo raccontare come si cresce in un quartiere del genere, ma anche come sono i nuovi operai, gli operai non di 20 anni fa quando le fabbriche erano in espansione, quando c'erano battaglie di giustizia sociale, ma oggi in questo deserto della provincia dove è difficile avere un sogno, dove si muore ancora per il lavoro e però la classe operaia giovane non trova un'identità forte. Beh, è grande la gioia per tutto l'entusiasmo che questo libro ha suscitato, almeno in Italia, ma anche l'interesse da parte dei paesi stranieri. È certo che per me la sfida continua, io non mi posso appoggiare, sugli allori, il mestiere di scrittore forse non è neanche un mestiere, ci si misura con un mistero, raccontare una storia, sviscerare delle vite, quindi io adesso mi sento comunque una dilettante. Beh, in Italia ho passato un anno sui treni, sugli aerei, ho praticamente visitato tutto il mio paese, l'ho conosciuto meglio e devo dire che quello che ho trovato è stato molto bello perché nelle piazze, nelle librerie c'era voglia a partire da un libro, da un romanzo, di parlare della propria società, di parlare del proprio presente e quindi ho scoperto anche un'Italia migliore, diciamo, di quella che passa in televisione.